Vai! Papà, io sono felicemente vedova da 14 anni! No. Questa è mia nonna, nel 27, che lavorava vicino alla dove stiamo, Rita, cioè la pizzeria, proprio quel posto. Allora, siamo 78 kg, siamo un collettivo artistico formato da 3 persone che vengono da campi di studio e ricerca diversi, che spaziano dall'arte visiva fino all'educazione. Allora, abbiamo scelto di usarvi in quanto artisti, quindi abbiamo bisogno di uno specchio esterno che ci aiuta a raccontarci. E altro perché avete fatto una residenza qui e quindi vi siete resi conto di che realtà sia. Esatto. Si comincerebbe, come diciamo, dalla domanda sul perché siete tornati qua. La scelta di tornare è perché questo posto lo amiamo, in quanto ci siamo nati, ci siamo cresciuti e quello che facciamo, l'arte che usiamo, il linguaggio che usiamo è molto legato a questo posto. Sì, è proprio accessibile a tutti, è molto semplice, è molto diretto e quando andiamo fuori riconoscono molto facilmente questa cifra, esatto. Come avete equilibrato le forze che qua si sentono, probabilmente sono in dialogo tra una forza centrifuga, cioè le tradizioni, il ritorno al centro, a ritenere Ufida come centro, e quella centripeta, che forse è la forza che vi spinge e vi ha spinto a fare altre cose, anche a raccogliere successi altrove e a formarvi altrove. Diciamo, come la somma di queste due forze è nulla, o positiva o negativa. E anche l'altra domanda, Ufida è un centro o no? Questo è il centro, secondo me è il centro, è la base di tutto. È la base del nostro movimento, noi partiamo da qui, siamo usciti, abbiamo raccolto in giro per riportare qui e poi prendere ancora da qui e riportarlo fuori. Tu hai parlato di tradizioni, questo è un paese fatto di tradizioni, che però anche la tradizione ha avuto un'evoluzione, sia per un discorso economico che per un discorso anche un semplice andare avanti. Faccio l'esempio del merletto, che prima ci si facevano i corredi, adesso per avere una maggiore visibilità è diventato altro, come il gioiello o un abito indossato da Naomi Campbell. La stessa cosa a noi, cioè sembra uno sguardo al passato però rivolto al futuro e sempre al passo con i tempi. Poi il riscontro è, come per ogni artista, c'è un problema di fondo, cioè qui in Italia l'artista fatica tanto, sia, non è solo un discorso economico, è un discorso culturale. C'è anche il discorso, secondo me, della provincia che abbiamo fatto ieri, no? Cioè, infatti, cioè l'abitare in provincia comunque è diverso dall'abitare in un centro metropolitano. Questo appunto è l'altro lato della medaglia, cioè prima voi mi avete risposto Ufida è il nostro centro, perché voi l'avete identificato come centro, ma forse non può essere il centro di tutti. Forse tu hai parlato tanto di innovazione, sì, e di appunto di come si è andata evolvendosi la tradizione del merletto, il vostro esempio di teatro, però camminando per Ufida da non ufidani, da appunto stranieri, si ha anche un senso forte di invece di un'altra contrappeso all'innovazione, che è l'immobilità. Cioè ci sono queste piazze fermate nel tempo, tagliate dal sole, torri con merli medievali, chiese longobarde. Forse è questo tempo statico che mette Ufida in qualche modo nella provincia, cioè al margine rispetto a un centro? Io vedo Ufida è statica, però è quella staticità che mi dà
la possibilità di pensare. Noi siamo tornati qui perché avevamo questa esigenza e eravamo convinti che fosse necessario stare qui, portarlo qui il nostro lavoro. Sofita, è troppo calda. Qui si beve sempre. Solo vino, mai l'acqua.